cambiare e rinascere, due concetti dal quale crediamo di doverci difendere. Molte persone hanno paura sia del cambiamento che della rinascita, cioè il cambiamento in particolare lo vedono come un qualcosa di difficile, di controproducente, soprattutto quando sono in una situazione di serenità. Quindi ci si picchia tanto per agire sull'esterno e plasmare l'esterno che ci circonda a nostra immagine e somiglianza, diciamo, quando qualcosa che faticosamente abbiamo cercato di costruire in qualche modo si incrina, noi impazziamo. Quindi non ci viene il dubbio che in realtà il fatto che si sia incrinato vuol dire che si sta rompendo qualcosa che non è naturale che esista. Pensiamo che qualcosa o qualcuno abbia sbagliato, semplicemente che quello che abbiamo costruito non sia solido. Quindi dobbiamo, in qualche modo ci spaventiamo, ci spaventa tutto, quindi quello che riguarda la rinascita, il concetto di rinascita legato al cambiamento, ci fa paura. Abbiamo costruito un rapporto, abbiamo faticato, ci siamo sforzati tantissimo. Non pensiamo a che questi sforzi sono in realtà il sintomo del fatto che ci siamo completamente modificati, alterati rispetto alla nostra natura. Pensiamo che lo sforzo sia una cosa naturale. In realtà lo sforzo è la cosa di per sé più innaturale che esista. Capire che quello che stiamo facendo è sbagliato è molto semplice. Dobbiamo farci una semplice domanda: come ci sentiamo? Se stiamo bene e siamo felici, soprattutto i nostri muscoli sono rilassati e siamo sereni nel fare questo, vuol dire che la cosa che stiamo facendo è giusta. Quando siamo tesi, affaticati, stressati, significa che quello che abbiamo costruito non è per noi. È molto semplice: se noi prendiamo un albero, una pianta, e la mettiamo in un contesto giusto per lei, questa pianta sicuramente sarà molto rigogliosa, darà buoni frutti, darà dei fiori meravigliosi. Se noi la stessa pianta la mettiamo in un'aiuola piccola, magari in città, o magari la leghiamo, la dobbiamo legare perché non sta in piedi da sola, già capiamo che quello non è il posto di quella pianta e che quello che sta costruendo non ha delle buone radici. Così come qualsiasi albero, anche qua fuori dal terrazzino, si possono vedere degli alberi che sono enormi e sono dovuti, per evitare che cadessero questi alberi, sono stati legati con delle cime. Quindi addirittura man mano che l'albero cresce si vede che questo albero nasce con delle cicatrici. E questo già, queste cicatrici ci fanno già capire che quell'albero non è stato piantato nel posto giusto. La differenza che c'è fra me e quell'albero è che io posso prendere le mie radici e piantare da un'altra parte, quell'albero no. C'è una distinzione molto importante tra sforzo e impegno. Lo sforzo è tutto ciò che ci consuma. L'impegno è tutto quello che è la capacità, diciamo, di focalizzare la nostra energia. Quindi quando c'è sforzo c'è sfregamento, c'è un consumo di energia. Quando c'è un impegno c'è un investimento. Quindi noi sappiamo perfettamente quando, se ci ascoltiamo e ci facciamo una semplice domanda, sappiamo perfettamente quali azioni della vita comportano uno sforzo e quali invece comportano un impegno. In questo momento per me parlare davanti a queste telecamere è semplicemente, oltre che un divertimento, un impegno. Quindi io sto focalizzando la mia energia su questo impegno. Per altre persone in realtà sarebbe uno sforzo, perché il mio lavoro non è quello di scrivere, il mio lavoro è quello di parlare, quello di condividere con delle persone le mie esperienze e quello che mi ha fatto diventare la persona che sono. Per altri invece magari è scrivere, quindi per loro è stare nella propria mansarda a digitare solo delle parole e godere di questo, davanti a una telecamera morirebbero. Quindi si sentono obbligati a farlo e quindi c'è sforzo. Le emozioni sono la vita, esattamente come il cibo. L'ascoltare l'emozione è come mangiare il cibo, quindi è fondamentale. Se noi proviamo tante emozioni ma le reprimiamo, è come vedere un buffet ricchissimo e non mangiare nulla. Quindi avere delle emozioni vuol dire avere del cibo in frigo. Ascoltare l'emozione vuol dire mangiare questo cibo. Quindi al momento che noi diventiamo consapevoli delle nostre emozioni, cioè le ascoltiamo, nutriamo quello che abbiamo dentro. Così come 3 volte al giorno mangiamo, 4 volte al giorno mangiamo, dovremmo almeno altrettante volte portare attenzione a quello che ci accade dentro. Né più né meno.
tutto ciò che ci circonda, quindi a livello ambientale, quindi dove abitiamo, dove lavoriamo, le situazioni che accadono, la coda imposta, il semaforo, il traffico, una serie di condizioni, servono semplicemente per spiegarci cosa accade dentro di noi in quel momento o semplicemente per rivelare un qualcosa in più di noi. Nell'esempio specifico del libro prendo la casa dove abitiamo, quindi è una cosa che abbiamo assolutamente tutti. Quindi che sia piccola, grande, enorme, ordinata o disordinata, attraverso l'esercizio del primo riflesso possiamo capire qualcosa, possiamo diciamo fare un pochino ordine all'interno della nostra vita, perché nella nostra casa ci sono tutte le aree della nostra vita. Un esempio pratico relativamente alla casa è osservare le stanze principali della nostra casa e dare un aggettivo specifico ad ognuna di queste stanze. Quindi noi possiamo prendere per esempio la sala, possiamo prendere la camera da letto e il bagno. Ognuna di queste stanze ha delle caratteristiche, quindi magari possiamo vedere che la sala ha una può essere molto ordinata, può essere addirittura un po' fredda, piuttosto che la camera da letto può essere disordinata e il bagno magari può essere troppo carico di cose, ok? Troppo ricco, troppo disordinato. Questo ci fa capire, facendo il passo successivo, facendoci una domanda specifica che è: quale parte di me riflette quello specifico ambiente? Possiamo fare un passo in avanti, quindi possiamo capire, nel caso della sala, per quanto mi riguarda, la sala può essere la vita sociale, ok? E quindi io capisco che la mia vita sociale è in realtà molto molto ordinata, a tratti fredda, a titolo di esempio ovviamente, quindi io comprendo questo, quindi devo riconoscere che io tratto la mia vita sociale, quindi i miei amici piuttosto che le conoscenze, in modo molto ordinato, quindi molto analitico e a tratti freddo. Per quanto riguarda per esempio la camera da letto, che magari è disordinata, può essere la mia intimità, quindi riflette la mia intimità e quindi devo assolutamente riconoscere e accettare che la mia intimità è, in questo caso dell'esempio, disordinata. Quindi successivamente, accettando questo, l'esercizio ti accompagna a fare delle azioni specifiche per modificare queste condizioni. Quindi dal nulla, dal non essere consapevole di qualcosa, guardandoci in giro, semplicemente possiamo comprendere qualcosa in più di noi e con molto ordine, con molta delicatezza, una cosa alla volta, portare a un livello successivo. Nel caso del primo riflesso specifico si agisce sia sul riflesso che vediamo, cioè sulla parte esterna, sia sulla parte interna. Quindi nel caso specifico ci sono due o tre azioni, quattro azioni da fare per migliorare il riflesso che noi vediamo, quindi nel caso la casa, come per esempio svuotare tutti gli armadi, piuttosto che ordinare, buttare via cose, lasciare spazio. E due azioni da fare, quindi due decisioni da prendere, da portare avanti almeno per una settimana, relative proprio all'ambito della vita riflesso. Quindi nel caso della sala e della vita sociale c'è sia un intervento sulla sala vera e propria, quindi si buttano via magari piccoli oggetti o regali o cose che proprio non ci piacciono, non ci interessano, che fanno disordine o la rendono fredda, o mettiamo delle tende, mettiamo dei tappeti, cambiamo qualcosa semplicemente e interveniamo direttamente sulla vita sociale. Se noi crediamo che la nostra vita sociale sia fredda, semplicemente facciamo una chiamata o scriviamo una lettera a un amico dicendogli semplicemente quanto gli vogliamo bene e la rendiamo più calda, così esattamente come noi la vogliamo. In tutti gli altri esercizi non c'è un'azione, non si tocca mai il riflesso, cioè lo specchio che ti dà l'immagine non si tocca mai, perché il principio è quello che noi abbiamo all'interno. Un joystick col quale giochiamo il gioco della vita, ok? Quindi in realtà lo schermo noi non lo possiamo toccare, dobbiamo usare solo il joystick. Nel caso della casa, che è una cosa così intima, la casa siamo noi, interveniamo anche per dare una maggiore comprensione ovviamente
del libro. Questo libro ha anche un messaggio molto forte, che la possibilità e la capacità, diciamo, di uno strumento per riprendersi la responsabilità della propria vita. Quindi se io credo che la mia relazione non funzioni per sfortuna o per colpa di qualcun altro, quella relazione non potrà mai essere modificata, perché la responsabilità non ce l'ho io, ce l'ha la sfortuna, io non sono la sfortuna e quindi non posso farci niente. Quindi se noi continuiamo a pensarla così, la nostra vita rimarrà esattamente così, anzi peggiorerà, perché ferma non ci può stare. Consigli e giudizi, secondo riflesso. Diciamo che più che i consigli mi piace marcare il concetto del giudizio, la paura del giudizio, che è una roba che abbiamo tutti. Anche la persona più sicura di sé, se qualcuno rivolge a lui un giudizio forte, comunque 2 minuti ci pensa. E quindi mi diverte molto, mi è divertito molto lavorare e sperimentare questa cosa nei mesi nei quali ho lavorato su questo libro, perché ho scoperto un sacco di cose interessanti. Diciamo che il concetto è molto semplice: ogni volta che qualcuno dispensa un consiglio o soprattutto giudica, non fa altro che parlare a se stesso, ok? Questo è un concetto molto molto semplice, quindi la partenza è questa. I giudizi passano diciamo dalla nostra parte razionale, quindi per poter parlare noi abbiamo la sensazione, viene trasformato in un pensiero, il pensiero viene trasformato in parola. Quindi in realtà questo procedimento passa attraverso degli schemi mentali. Gli schemi mentali sono i nostri, quindi noi non possiamo parlare o giudicare qualcuno se non attraverso i nostri schemi mentali. Quindi se noi giudichiamo qualcuno o un comportamento di qualcuno, lo giudichiamo semplicemente perché quel comportamento noi lo conosciamo, l'abbiamo già avuto. E se quel comportamento che ha lui non è esattamente, diciamo, lo stesso nostro, per qualche strano motivo il nostro cervello ce lo fa vedere esattamente come il nostro, perché cambierà a seconda di chi lo vede. Quindi qualcuno giudicherà me, darà un giudizio, in me vedrà magari una persona sicura di sé, qualcuno invece vedrà una persona che gesticola troppo, qualcuno vedrà una persona che non parla fluidamente, non importa, ognuno però vedrà me e giudicherà me sulla base dei propri schemi mentali. Quindi al di là di una soggettività condivisa, l'unica cosa del quale noi siamo stati forniti è una visione soggettiva. Assolutamente soggettiva. Quindi il prossimo che vi dirà qualcosa, vi giudicherà, non vi preoccupate, perché sta semplicemente parlando a se stesso. Quindi fatevi semplicemente una bella risata e continuate per la vostra strada. Se volete semplicemente farvi una domanda, chiedetevi se la persona che si è parlata da sola vi può dare qualche spunto, semplicemente. L'obiettivo è sempre quello di diventare più noi stessi, ok? E di vivere più in pace con noi stessi. Se quel giudizio vi può essere utile, usatelo. Se invece in quel momento non ne avete voglia, sappiate che quel giudizio è semplicemente un autogiudizio. La parte, diciamo, pratica del secondo riflesso ci permette quindi di individuare 3 aspetti, diciamo, che non ci convincono molto del nostro comportamento, che non sono positivi e non sono potenzianti del nostro comportamento, utilizzando i giudizi che abitualmente noi diamo all'esterno, e mettendoli in pratica riusciamo a ripulirci ulteriormente, cioè riusciamo a toglierci quei comportamenti che a noi non piacciono, soprattutto comportamenti depotenzianti. Per quanto riguarda invece la seconda parte dell'esercizio, lavora sugli apprezzamenti, quindi noi non solo giudichiamo, noi abbiamo anche dei pareri positivi relativi alle altre persone, quindi quando noi lavoriamo col secondo riflesso scopriamo alcuni comportamenti depotenzianti che possiamo in qualche modo invertire, e comportamenti potenzianti che possiamo amplificare, semplicemente utilizzando l'abitudine normale che tutti abbiamo, coscienti o no, di apprezzare o giudicare le persone, chiunque esse siano. Il terzo riflesso parla appunto dei rapporti interpersonali che tratteniamo con amici, colleghi, mogli, mariti, insomma. Quindi c'è un detto che dice che noi diventiamo, quindi siamo noi, lo specchio delle 5 persone che frequentiamo di più.
in questo libro in realtà il concetto è invertito, cioè le cinque persone che frequentiamo di più sono lo specchio di ciò che noi abbiamo dentro, ok? Quindi fatevi mente locale, fate una lista di quali sono le cinque persone che frequentate di più e gioite o piangete, decidete voi poi cosa fare. Quindi nell'esercizio si introduce, diciamo, il concetto di accogliere, che è la chiave fondamentalmente, il cuore del potere dei cinque riflessi. Quindi diciamo che il principio è che tutto ciò che ci circonda e tutti gli accadimenti, le persone, non arrivano a noi o non accadono a noi, ma arrivano per noi. Quindi tutto quello che ci accade, accade per noi. Questo significa che ogni volta che noi rifiutiamo qualcosa che ci accade, stiamo rifiutando un ipotetico messaggio per noi, stiamo rifiutando qualcosa che ci permetta di capire se siamo nel posto giusto, se siamo nel posto sbagliato, se stiamo facendo soprattutto la cosa, se abbiamo il nostro comportamento, un comportamento giusto, un comportamento sbagliato, ma non in assoluto, sulla base di quello che è giusto per noi. Perché il giusto e lo sbagliato non ha senso se non per noi. E quindi introduco con una piccola meditazione, porto in uno stato di ascolto corporeo, perché sostengo che il corpo fisicamente, che è il primo, che ha l'impatto, il corpo nostro fatto di cellule, è il primo che si accorge di qualcosa. Quindi quella famosa sensazione a pelle, quella cosa mi piace, quella cosa non mi piace, spesso è l'unica cosa da seguire. Perché già la verità è lì. Spesso ci capita, mi è capitato un sacco di volte di lavorare anche in studio con delle persone, mi parlavano di rapporti di relazioni con uomini o con donne che a pelle magari non gli piacevano, poi perché la madre, perché il padre, perché le amiche o gli amici, ma dai, in fondo hai quella giusta, ma dai, sei single, dai forza, hai 40 anni ormai, rimani zittella tutta la vita, ok? Quelle frasi che ormai fanno accapponare la pelle solo a sentirlo dire, però si scoprì poi, dopo un anno e mezzo, che quella persona era esattamente sbagliata per lei, così come il suo corpo già le aveva detto, ma la mente razionale, per alcuni schemi, semplicemente incitata dall'esterno, l'aveva per un momento convinta del contrario. Quindi con l'ascolto corporale, diciamo, del corpo e di quello e delle emozioni, perché le emozioni accadono, per quanto sembri, per qualcuno, attenzione, sembra strano, le emozioni cadono dentro il corpo, non nella testa. La testa è un umile servitore che traduce in immagini le emozioni che abbiamo, ma l'emozione fisica prima accade nel corpo. La paura è lo stomaco che si chiude, è la mente che poi prende lo stomaco che si chiude e dice questa attenzione, questa è paura. Però in realtà le cose accadono nel corpo. Quindi la cosa fondamentale del terzo riflesso è che si entra nel corpo. Tra l'altro la stessa meditazione che c'è scritta, essendoci un sito internet del libro che è www.icinqueriflessi.it, all'interno del sito internet è possibile gratuitamente scaricare la meditazione. Quindi anche arrivati a quel punto si può andare sul sito internet, scaricare la meditazione a titolo assolutamente gratuito e utilizzare la meditazione guidata da me per effettuare poi il vero e proprio esercizio del terzo riflesso, che è un intento molto nobile secondo me, che è quello di, diciamo, dare la capacità di riappacificarsi con le proprie emozioni. Che sia la propria rabbia, che sia la propria indifferenza, che sia la propria insoddisfazione. Abbiamo una serie di emozioni a quale noi non ci apriamo, ma non ci apriamo perché crediamo che ci portino brutte notizie. Però la cosa fondamentale è avere il coraggio di aprire la porta a chiunque. C'è una poesia molto bella, che ora parafraso perché non mi ricordo a memoria, ma dice... considera chiunque arrivi per te come un ospite mandato dall'universo che porta in dono un pezzo di te. E con questo principio non possiamo più odiare nessuno, non possiamo più prendercela con nessuno, possiamo solo confrontarci, aprirci, parlare per capire veramente cosa c'è per noi, cosa c'è di nuovo, cosa posso capire di nuovo di me. Okay?
Questa è la mia visione, ovviamente. Il fatto che poi qualcuno ogni tanto ci possa far arrabbiare, possiamo rispondere male per un momento perché d'istinto siamo così, pazienza, lo facciamo. Dopo che l'abbiamo fatto, magari ci facciamo qualche domanda se ne abbiamo voglia. Gli possiamo anche chiedere scusa, ma ovviamente il mio gesto così d'istinto, se l'ho avuto, me lo sono permesso, è utile anche all'altra persona. Quindi non è necessario per forza chiedere scusa a tutti e preoccuparsi delle nostre reazioni. La cosa principale è se facciamo una cosa di sbagliato a noi, l'unica persona al quale veramente dobbiamo chiedere scusa siamo noi stessi, per magari non esprimere la nostra rabbia, per non renderci conto, per reprimere le emozioni. Quindi sono più le volte durante la giornata che dobbiamo chiedere scusa a noi stessi che agli altri, secondo me. Allora, quattro riflesso mi piace molto, mi diverte molto. Diciamo che a me piacciono tutte le cose belle, adoro le cose belle, i quadri belli, le donne belle, i piatti, il cibo bello. E questo, diciamo, è stato uno spunto per cercare di capire che cosa regolamenta soprattutto l'attrazione fisica. L'attrazione fisica che noi magistralmente reprimiamo come dei veri maestri, perché è sbagliato, perché non si fa. Io incontro una donna su un autobus, per strada, eccetera, non la guardo perché guardarla è sbagliata. È sbagliato perché in fondo chissà cosa pensa di me, magari sto invadendo la sua privacy. In realtà è la cosa più naturale del mondo. Quindi nel quarto riflesso spiego il motivo per il quale il nostro corpo, che detiene la verità assoluta, ci spinge verso determinate persone, che sia per un'attrazione fisica o che sia per un'attrazione intellettuale. Tendenzialmente l'attrazione di per sé vuol dire una cosa sola, vuol dire che quella persona specifica della quale io sono attratto possiede e soprattutto esprime delle caratteristiche comportamentali o emotive che io in questo momento desidero avere. Incontro una persona e vedo che questa persona è molto spigliata, ha le idee molto chiare. Se io sono in un momento di poca chiarezza, quella persona mi attira, semplicemente perché ho bisogno di questo. Quindi se ne sono consapevole, ottimo, posso interagire anche intimamente, perché no, con questa persona. Se non ne sono consapevole, magari mi divento schiavo di questa attrazione. Questo succede quindi anche con le persone che ci mancano. Spesso magari interagiamo solo un weekend per una questione di vacanza con una persona, e quando ci separiamo sento un vuoto, sento una mancanza molto forte, ma quello che mi manca non è la persona stessa, quello che mi manca è semplicemente quel comportamento, quell'emozione che quella persona rifletteva di me, che io non sono ancora riuscito a tirare fuori. Quando integrato spesso non ho più voglia di vedere le persone, quindi capita che magari l'integrazione, tra virgolette, da fare è piccola o molto, rapida, quindi io posso interagire intimamente con una persona o posso semplicemente avere a che fare con questa persona per poco tempo e poi non volerla più. E questa è una cosa naturale tanto quanto l'attrazione prima. Non è una questione di non sono serio, non sei una persona seria, sbagli. È natura, è pura natura. Significa che se questo accade anche con gli amici, non solo con le donne o con gli uomini. Quindi se comunque vi trovate a fare l'amore per una notte con una persona e poi non volerla più vedere, state bene così, ditelo, non sforzatevi. E soprattutto se vi trovate a frequentare degli amici o delle persone con quali vi divertite, magari dopo una settimana, 15 giorni, non avete più voglia di uscire con loro, fatelo, tagliate quello che non vi serve più, perché se rimanete in quella storia d'amore o in quel rapporto di amicizia solo per convenzione o solo per abitudine, vi rovinate voi, rovinate la persona che avete vicino. Il segreto per far durare una storia a lungo e un'attrazione a lungo è crescere, non solo insieme, ma crescere anche come individui, far sì che ogni volta una persona possa dare all'altra qualcosa di nuovo. Questo mantiene spesso l'attrazione. Quando invece nella coppia l'attrazione svanisce o comunque si spegne per un motivo specifico. Il marito e la moglie
cercano di comportarsi sulla base delle aspettative che l'altra persona ha nei propri confronti. Quindi io, per esempio, do la mia responsabilità alla mia compagna di essere accettato, ok? Cosa che abitualmente accade. Quindi io assumo i suoi schemi mentali, provo a comportarmi esattamente come lei si comporta, quindi divento un piccolo lei. Quindi lei non avrà più niente a che spartire con me, perché fondamentalmente io non gli darò più niente di nuovo, perché se io mi comporto per essere accettato come credo che lei voglia attenzione, questo fa sì che diventiamo identici e quindi non abbiamo assolutamente più voglia di fare l'amore. Se invece io rispetto me stesso e l'accettazione, diciamo, la faccio partire da me stesso, farò un mio percorso e costruirò qualcosa di nuovo. Lei uguale e avremo sempre voglia di fare l'amore. La cosa che mi piace di più è vedere una persona che si esprime per quello che può fare. Ok? Quindi il melo è venuto qua per fare le mele, l'arancio per fare le arance. Ogni essere umano è venuto qua per un motivo, questo mi piace, questo concetto mi piace moltissimo. Quindi la natura si esprime non solo attraverso i frutti e i fiori di tutta la terra, ma anche attraverso gli uomini. Quindi parto dal presupposto che ogni uomo possa essere una forza della natura se trova veramente il talento in questo momento che lui ha piacere di esprimere. Essere una forza della natura significa che non ti ferma più nessuno, che non c'è più un problema, che non c'è, o meglio che ci sono, ma tu sei talmente grande che qualsiasi problema lo puoi superare. La chiave di questo secondo me è il talento, ok? Quindi sostengo che il rapporto che noi abbiamo col divino, diciamo, con la parte invisibile, con quello che non vediamo, è identico al rapporto che abbiamo col nostro talento. Quindi ci possono essere persone che rinnegano l'esistenza di una forza, di una natura, di un divino, e quindi ci sono persone che rinnegano assolutamente la possibilità di avere un talento. Ci sono persone invece magari cattoliche che tutte le domeniche vanno in chiesa e sicuramente, bene che vadano, sono o impiegati in posta o hanno un lavoro fisso, cioè si fanno andar bene il lavoro che gli hanno proposto, ok? Piuttosto che ci sono persone che vanno semplicemente alla ricerca di questo divino, semplicemente credono in qualcosa di più grande, quindi sanno, hanno quella leggera sensazione di essere di più di quello che la mente vuole far credere loro, ma non sanno ancora come afferrarlo. In questo esercizio diciamo che il lavoro è un percorso avanti e indietro, quindi da dentro a fuori e da fuori a dentro, per cercare di riallinearsi in modo da poter comprendere meglio quale può essere il proprio talento. Successivamente c'è anche una fase vera e propria di progettazione, quindi dopo che noi abbiamo compreso quale può essere quali sono le nostre caratteristiche, lo traduciamo in una consapevolezza, in un vero e proprio, diciamo, talento, e poi cerchiamo di capire attraverso le domande che dice l'esercizio di trasferire questo talento e queste caratteristiche in un vero e proprio progetto pratico, con delle azioni pratiche da fare, ok? Quindi non è che è obbligatorio mollare il lavoro che si fa, ma magari si scopre che quello che si fa si può fare ancora meglio utilizzando le proprie caratteristiche, o magari si capisce che il lavoro che stiamo facendo non fa per noi, ma se solo da quel momento noi iniziamo a costruire qualcosa per il nostro futuro, anche se da lì a 2 anni noi inizieremo una nuova attività, un nuovo progetto, noi siamo già felici subito, perché ogni volta che andremo al lavoro sarà il primo, secondo, terzo, quarto giorno e così via della nostra nuova vita. Così come noi la mattina ci andiamo davanti allo specchio, vediamo la nostra immagine, per modificare l'immagine che vediamo nello specchio noi dobbiamo agire su noi stessi. Così accade nel mondo, quando noi giriamo nel mondo e vediamo qualcosa che non ci piace, è inutile che noi proviamo a modificare qualcuno perché non ci piace il suo comportamento, o proviamo a modificare fisicamente qualcosa perché non ci piace, soprattutto parlo di persone ovviamente, perché in realtà il paragone sarebbe quello di andare davanti allo specchio e provare a pettinare lo specchio per cambiare la mia capigliatura, è una cosa impossibile. Mi frustrerebbe solo, così come accade quando ci sono persone che non hanno dei comportamenti che a noi piacciono e invece di andarcene, accettarli, imparare qualcosa di nuovo, proviamo a modificare i loro comportamenti. Questo ovviamente a lungo andare ci frustra e cambiamo solo noi, perché siamo ancora più stanchi di prima e l'altro non cambia.
sulla quarta di copertina e anche all'interno del libro c'è una frase, dice: osserva te stesso senza preoccuparti di cosa vedrai, perché in fondo l'hanno già visto tutti.